Sono Irene Sergio e frequento la quinta D del liceo Volta. È la prima volta, infatti, sono molto emozionata. Un po' preoccupata? Sì, un po' sì. Hanno detto che il lago è molto largo. Oggi ti seguiremo per la tua prima volta con la donazione. Vediamo un po' come va a finire. Ok, ok. Verifico qua il questionario per vedere se tutto va bene, poi la pressione del sangue, l'emoglobina, ma penso che sia idonea la ragazza. Irene, allora? Sono idonea. Oh, fantastico, quindi sì. Sei pronta adesso per donare? Sì. Benvenuta! Grazie, scusa. Lo sei, Irene Sergi? Sì. Sei viva, sei in salute? Sì. E non sei ubriaca né drogata di recente, di conseguenza, buono, ottimo! Irene, come va? A pochi minuti dalla donazione? Un po' di ansia, però. Sì? No, beh, non ho paura degli aghi, quindi speriamo. Rilassati, non avere timore, l'unica cosa di cui devi avere timore sono soltanto io. Io sono la cosa più impressionante che vedrai oggi. Sei rassicurata, Irene, sì, da questa cosa? Eccolo qua. Ne abbiamo! Allora, pugno chiuso. 1, 2, 3. Fatto male? Ma proprio completamente. Hai visto? Fantastico, voilà. Allora sei stato bravo. Guarda, tutti pensano, è un ago grande, farà tanto male. No. Irene, come ci si sente adesso? Lo possono fare tutti, non fa per niente male, lo assicuro. Lo consiglieresti a qualche tuo amico o amica? Sì, a chi può lo consiglio veramente. È una cosa che... è giusto fare, secondo me. Pensavo di fare già da tanto tempo, anche perché i miei genitori hanno sempre donato nel corso di questi anni, quando hanno potuto. Quando si possono aiutare gli altri senza problemi, perché no? Questo fine. Suono vuol dire... fine! Oh. Fine della donazione. 1, 2, 3. Tieni pronto forte. Fatto male? Hai tirato un sospiro di sollievo? Sì! Ah, Irene! Tranquilli, si può fare! Benissimo! Tranquillizzati? No! Più o meno! Ha superato le aspettative, anche perché ero appunto un pochino in ansia. Comunque la prima volta non sai bene cosa ti succederà, se starei male o se ti farà male. Però in realtà devo dire che è stato tranquillissimo. Sarà che anche il ragazzo è stato bravissimo, quindi il lago non si è sentito per niente. Vorrei infatti sfatare questo mito del lago largo, perché ho sentito forse di più la punturina sul dito che quello. Inviterei tutti i ragazzi che possono farlo appunto a donare il sangue per le persone che ne hanno bisogno. Tre nomi, tre persone che vorresti invitare. Alessandra, Chiara e Delfina. Possono farlo sicuramente, sì. Okay. Lo faranno. Io l'ho fatto, puoi farlo anche tu.